Sono un magistrato, sono in AIS dal 2004 e ci sono arrivato un po' per curiosità, un po' per lo stimolo che deriva dagli amici e un po' perché ricordo sempre da piccolino mio padre bere vini di dubbia provenienza in bicchieri improponibili e mi sono sempre chiesto perché lo facesse. Sono un operaio della Fiat di Melfi, sono nell'Associazione Italiana Sommelier dal 2007. Per passione, così per curiosità, mi sono avvicinato a questo straordinario mondo e ne sono contento che ne faccio parte. Sono un insegnante precario nella scuola e sono iscritto all'AIS dal 2004. Per pura curiosità, perché avevo 1000 domande sul vino e l'AIS poteva darmi 1000 e altrettante risposte inerenti. Luigi, Andrea e Biagio sono tre volti di un'organizzazione che fa della diversità dei suoi componenti una forza. Interclassismo si sarebbe detto una volta, oggi unione in nome della cultura del territorio attraverso le sue tipicità. Proprio per questa visione l'Associazione Italiana Sommelier ha scelto di fare di Matera la capofila delle 22 iniziative che in contemporanea in tutta Italia hanno segnato la quinta giornata della cultura del vino e dell'olio. Un sud che sta crescendo e all'interno di questo sud in crescita la Basilicata è sicuramente uno degli elementi dominanti. Tra l'altro nella giornata abbiamo festeggiato non solo la cultura del vino ma in un contesto ambientale in cui Matera sarà protagonista nel 2019 come città capitale europea della cultura. Quindi vuol dire le 1000 sfaccettature della divulgazione del profilo di conoscenza non soltanto del vino ma di tutti gli elementi storici, architettonici, urbanistici. Noi dal primo momento come associazione regionale dell'AIS abbiamo appoggiato la candidatura di Matera come città europea della cultura per il 2019. L'abbiamo sempre accompagnata in diverse manifestazioni ed era quasi obbligo che la giornata noi la tenessimo qui presso la loro delegazione. Matera è un orgoglio. Solo definendola 50 anni fa, vergogna dell'Italia, oggi è capitale della cultura e questa è Matera, è straordinaria. Il Lucano per tradizione è tranquillo, è lento, ma per una scelta, però poi quando decide che si sveglia fa il terremoto, questo è il popolo lucano. Una città unica al mondo, orgoglio di Basilicata e dell'Italia murgiana che conservano testimonianze antichissime tra le fascinazioni dei sassi materani e quelle di una campagna che solo un occhio distratto potrebbe confondere con quella della Murgia pugliese, parente ma non gemella di quella materana. Equidistante, io direi, da queste realtà dei tre mari, no? Cioè da una parte l'Adriatico, il Tirreno, lo Ionio che sono stati i punti di interfaccia con altre civiltà che hanno attraversato questi territori, lasciando anche dei segni nel mondo del vino. Io credo che è un ripercorrere queste radici per trovare anche il passo per andare verso il futuro. La politica, le istituzioni hanno voluto portare un messaggio di vicinanza all'opera dell'AIS sul territorio. La cultura del vino è uno dei grandi elementi della cultura dell'uomo che ha voluto costruire sui territori una presenza anche ambientalmente sostenibile che è in grado di realizzare prodotti di grandissima eccellenza. La presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Sommelier a Matera, della sua organizzazione, segnala esattamente la strada maestra sulla quale ci siamo incamminati. È significativo che questo avvenga in una città del Mezzogiorno d'Italia. L'Aglianico è un grande vino, un grandissimo vino prodotto soprattutto nel Vulture, ma oggi dobbiamo mettere insieme queste grandi eccellenze, l'eccellenza enogastronomica con l'eccellenza culturale, con l'eccellenza artistica architettonica, con l'eccellenza imprenditoriale, con l'eccellenza ambientale.
e si aprono interessanti connessioni internazionali per i tasteven italiani con una delegazione di parlamentari che a breve si recherà in Azerbaigian per una serie di incontri anche con gli uomini del vino caucasico. Incontreremo proprio in questa occasione alcuni di questi produttori che ci hanno raccontato di come spesso cercano la figura del sommelier all'estero, perché nonostante la produzione con tenacia sia ricominciata in quella piccola Repubblica del Caucaso, ancora non esiste una vera e propria associazione sommelier, e quindi loro vorrebbero avere rapporti proprio con il nostro paese per capire come funziona questa professione. La giornata è stata utile anche per una riflessione importante sull'olio italiano, che attraversa uno dei momenti più difficili della sua storia recente. L'oro giallo potrebbe risorgere con nuova lucentezza da questo periodo. Il momento peggiore per il vino, che è stato alla fine degli anni 70, quello del metanolo, ha dato la possibilità di riorganizzare e di dar vita ad un nuovo comparto. Secondo me siamo nello stesso momento, con ragioni diverse, situazioni diverse, ma deve essere un momento questo per raccogliere le idee, le forze e di ripartenza. Oltre ai 50 anni dell'AIS, un altro compleanno da festeggiare, i 10 anni della DOC Matera. Questa è un'altra conquista, una grossa soddisfazione, questa DOC Matera, perché poi è la quarta in Basilicata come DOC. E Matera adesso si sta rivalutando il territorio enogastronomico che era stato un po' trascurato, tralasciato, e non c'erano stati gli imprenditori che avevano avuto il coraggio di intraprendere questo percorso che porta a molti sacrifici, e oggi ne stiamo traendo i primi risultati. Paesaggi di campagna aperta, pastorizia e agricoltura e vigneti che hanno ampio respiro, habitat ideale per il primitivo materano. L'uva principale nostra, più tipica, è il primitivo, che col tempo abbiamo imparato a saper valorizzare e a ottenere degli ottimi prodotti. I terreni, il clima lo permette, e quindi siamo riusciti a valorizzare totalmente le qualità di questo vino. AIS Basilicata interpreta al meglio una delle chiavi principali del calice lucano, il mix bilanciato tra tradizione e innovazione. Nonno, che ha 90 anni e ancora lavora in vigna, ed è il nostro faro, la nostra guida, e mi ha insegnato cose che sui libri assolutamente non potevo mai imparare. Ovviamente, avendo studiato agraria, viticoltura e enologia, ho portato poi l'innovazione, però nonno è stata una persona molto aperta in questo. Il vino in Basilicata cresce perché crescono i produttori, nel senso che aumentano non soltanto in numero ma soprattutto in qualità. I territori della Basilicata sono territori straordinari che hanno delle potenzialità immense che oggi si stanno dimostrando per quello che sono. Cioè abbiamo un'unicità di territorio che ci consente di ottenere produzioni uniche al mondo. Il Vulture Laglianico è stata un'occasione ed è un'occasione per rilanciare tutto il territorio lucano. Ormai la Matera DOC e le altre due DOC, Terre dell'Alta Val d'Agri, il Gruttino di Roccanove, sono una realtà. Il Vulture deve essere però la punta di diamante, continuare come stimolo e supporto per tutta la produzione vitivinicola regionale. AIS Basilicata è una delle realtà della sommellerie più interessanti del panorama nazionale. Tanti giovani, ma anche un supporto di esperienza che consente una copertura capillare del territorio, con il triangolo Potenza Matera Vulture. Credo che un merito che ci vada riconosciuto come associazione sommeliere è quello di aver fatto sistema su questo territorio. Abbiamo sempre detto che fino adesso abbiamo lavorato molto appunto sul territorio, sui produttori, su anche i cittadini, per aumentare questo rapporto cibo-vino. Adesso stiamo lavorando molto e dovremo continuare a lavorare con il sistema delle istituzioni. La storia di AIS Basilicata nasce 30 anni fa. Nel 1985, con l'istituzione di un primo corso organizzato da me e patrocinato dalla Camera di Commercio di Potenza presso l'Istituto Alberghiero di Potenza. Allora certo non era facile parlare di sommelier. Mi dicevo, ma che cosa sono questi sommelier? Che cosa fanno? È una parola astrusa, per cui non conoscevano il significato della parola. Vergogna nazionale per lo stato di totale abbandono, prima morale e poi materiale, in cui è rimasta per 40 anni. Nel 1993 l'UNESCO si accorge di Matera e la dichiara patrimonio dell'umanità. Oggi la capitale della cultura europea nel 2019 è un gioiello unico che l'Italia può sfoggiare davanti al mondo.
Il genio di Pasolini intuì prima di tutti le mistiche fascinazioni dei sassi, delle chiese rupestri, delle grotte di Civita, fino all'esplosione mediatica con la Passione di Cristo portata sul grande schermo da Mel Gibson proprio in queste strade. Tous Etienne, i vini e le altre prelibatezze di una terra che oggi trae slancio dall'assenza di uno sviluppo industriale. Ieri debolezza, oggi forza che riempie la Basilicata di turisti. Lavorare insieme, fare squadra, aprirsi ai soggetti senza chiudersi in quote, in recinti. Questo è il segreto del successo di Ice Basilicata e di una città che ha fatto a pezzi in pochi anni tutti i peggiori luoghi comuni sul sud Italia, proprio come accade al carro della Madonna della Bruna. Quello dei Materani è un percorso trionfale che è un esempio per tutti gli italiani. Prosit, bue stanco, il tuo piede resta saldo sulla terra, senza impedirti di realizzare i sogni più belli.